Cambiamo argomento. L'Estra si dedica e sostiene soprattutto la ricerca scientifica finanziando un progetto dell'Accademia dei Fisiocritici che riguarda l'ambiente. Si parla infatti di biodiversità. Sentiamo. Estra investe nella ricerca scientifica, investe nell'Accademia dei Fisiocritici. Qual è il vostro intervento e perché avete deciso di sostenerlo? Beh, sosteniamo l'Accademia dei Fisiocritici perché compie un'opera assolutamente meritoria nel conservare memorie naturalistiche importanti. Le giovani generazioni i bambini delle scuole frequentano l'Accademia, vengono a visitare, scoprono che cosa c'era prima di noi ed è un grande segnale, diciamo, che va verso il rispetto dell'ambiente. Non è solo conservazione, ma è, come dire, miglioramento dell'ambiente, fare in modo che le giovani generazioni possono avere un ambiente più vivibile e quindi questo è il motivo per cui Estra, che ha grande sensibilità, che è un'azienda che vende energia, che ha grande sensibilità per il rispetto dell'ambiente, ha trovato grande sintonia con questi argomenti, con questi temi. Poi l'Accademia dei Fisiocritici, venire qua, apre il cuore perché per un momento ti dimentichi delle fatiche quotidiane e ti immergi, diciamo, in un mondo praticamente a noi sconosciuto, no? Quindi è un viaggio nel tempo molto bello e affascinante. Invito tutti, come dire, a frequentare questo ambiente che merita di essere aiutato, mantenuto e, se possibile, sviluppato. Siamo nelle sale dell'Accademia dei Fisiocritici per presentare questo progetto sulla biodiversità insieme ad Estra. Allora, Mauro Cresti, cerchiamo di spiegare un po' ed entrare nel merito di questo progetto che presentate oggi. Sì, prima di tutto devo dire che noi siamo molto grati a Estra e all'amministratore delegato, professor Piazzi, perché hanno dimostrato veramente grande sensibilità sia per l'Accademia sia il progetto della biodiversità che riguarda il territorio senese, che magari illustrerà meglio il direttore professor Manganelli. La sensibilità è dovuta al fatto che Estra ha messo un cospicuo, diciamo, finanziamento per le nostre necessità che vanno da tanti temi che sono qui dentro, non solo per quello che riguarda la ricerca, che è importantissima nel collegare il territorio con il museo, ma soprattutto noi abbiamo tante necessità di manutenzione di tutto questo edificio che è di proprietà dell'Accademia e che riscuote poco interesse dalla città, purtroppo, ma soprattutto anche poco interesse dal Ministero. Pensate che l'ultimo stanziamento del Ministero, che nel 2016 aveva una discreta cifra, è stato ridotto del 50%. Insomma, quindi Estra è stata molto sensibile a questa nostra richiesta e spero che anche altri privati o altre istituzioni ci possano aiutare a mantenere questo patrimonio che è veramente inestimabile.